Buongiorno ragazzi, ben arrivati alla quarta cronoscalata del lungo e alla terza cronoscalata del medio. Sì, perché qua si sono prima divisi i percorsi per poi ricongiungersi poco prima qua sulla Freddana per fare insieme l'ultimo tratto di strada per poi arrivare a questa cronoscalata. Questa cronoscalata non è proprio una cronoscalata da scalatori, ma è una cronoscalata da velocisti. È molto breve, dopo vi dirò il dettaglio preciso, penso che sarà sotto i 2 chilometri ed è molto facile, sale veramente poco. Vi darò tutti i dettagli precisi. Siamo a Balbano, avete anche passato il manicomio poco più avanti, ma ormai è chiuso, e qua questa strada qua vi porterà, siamo come dicevo prima nel comune di Lucca, vi porterà in cima al promontorio, dove poi scendendo vedrete il lago di Massasciuccoli, la riserva naturale del lago di Massasciuccoli, che è un posto bellissimo che vi consiglio assolutamente di fermarvi e di fare degli scatti fotografici, perché per chi non conosce questa zona è molto bella. L'unica attenzione che va fatta è nella discesa, perché la strada è un po' dissestata, un po' tanto dissestata. Quindi ragazzi, mi raccomando, questa è una buona prospettiva e una buona crono, non tanto per gli scalatori ma per i velocisti, molto breve e sale veramente poco. Ci vediamo più avanti, ciao ciao. Quello che vi aspetta è questo, è questo panorama bellissimo, infinito, questo posto magnifico che è la Versilia. Qui siamo praticamente sul lago di Massasciuccoli, che poi confina con Torre del Lago, che è una frazione di Viareggio. La cronoscalata è circa 2 km, un po' meno, però noi cercheremo di farla partire un po' prima, e sono 80 metri di dislivello. Quindi è favolosa per i velocisti, qui la possono salire veramente forte. Io sono venuto su in 3 minuti con la macchina a 35 all'ora, ma è una velocità plausibile, fattibile. Quindi cronoscalata di Balbano, fantastica per i velocisti. Mi raccomando, segnatevi, registratevi al Gran Fondo della Versilia il 7 di maggio. Vi aspettiamo numerosi. Questa, come si diceva, sarà la quarta cronoscalata del lungo e sarà la terza cronoscalata del medio. Invece il corto se ne sarà già andato. Dopo la discesa di Pedona ci avrà abbandonato il corto. Niente, andiamo avanti e andiamo a tracciare il Monte Pitorò.